9 settembre 1943, con due distinte operazioni, le truppe alleate sbarcano a Salerno e a Taranto. L'ottava armata inglese, dalla città pugliese, risale l'Italia lungo la costa adriatica, mentre la quinta armata americana, guidata dal generale Clark, risale la penisola lungo la costa tirrenica verso Roma, Firenze e Bologna. 8 settembre 1943. Il comando supremo alleato ha ormai deciso di proclamare la resa italiana quel giorno stesso. Ma a Roma i capi continuano a illudersi di convincere gli alleati a sospendere le operazioni. E così non si preoccupano di dare ordini precisi alle truppe o di mettere in atto un piano efficace per fronteggiare i tedeschi. Finalmente, alle 18, il re convoca il Consiglio della Corona. Terminato il Consiglio della Corona, Vittorio Emanuele III restò solo con Badoglio. Dopo alcuni minuti il maresciallo uscì, comunicando che il re aveva dato parere favorevole per l'immediato annuncio dell'armistizio. Un'ora dopo, alle 19.45, Badoglio leggeva il messaggio alla radio. Quella stessa sera, i mezzi da sbarco alleati entrano nel Golfo di Salerno. I primi soldati alleati presero terra con relativa facilità. Ma subito dopo la reazione tedesca si scatenò violentissimamente. Mentre i razzi muniti di paracadute illuminavano le zone di sbarco, tutte le postazioni costiere di difesa aprivano contemporaneamente il fuoco contro i mezzi da sbarco che si avvicinavano alla spiaggia. Fui il primo soldato inglese a mettere piede sulla spiaggia. Appena toccata terra, ci trovammo di colpo sotto il fuoco dei tedeschi, che evidentemente ci stavano aspettando. Ci vollero 5 o 6 ore per sgomberare la spiaggia.